Preso. Oh, fa... che coglione che sono. Ma dai, ma non è possibile! Cioè, è preso! Cioè, porco... Cioè, va bene tutto, però! Non vedo nessuno io! 12 seconds later. Preso! Preso! Oh! Cazzo, che delicatezza! Aia! Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo con questa nuova partita giocata sempre con i lupi. Quella che state vedendo adesso è una difesa che abbiamo giocato in una parte un po' nuova di campo. Semplicemente dovevamo difendere la valletta che vedete alla mia destra, la bandiera era dietro di me e i tango sarebbero arrivati da davanti. Avevo sentito dei movimenti dalla sinistra, avevo questo tango a una quindicina di metri e avevo aspettato il momento perfetto per l'ingaggio perché lui non sapeva minimamente della mia presenza. Eliminato il problema alla sinistra, mi sono potuto concentrare con scioltezza sui tango che erano in mezzo alla valle e che, sfruttando il mio high ground, diciamo, sono riuscito a colpire con abbastanza facilità. Non l'hanno presa neanche molto bene. Poi c'era questo tango che era dall'altra parte, sull'altra costa della valle, quindi era la mia stessa altezza e visto che da lì, dalla sua posizione ero molto visibile, mi sono spostato all'indietro per rimanere più coperto. E da qua abbiamo iniziato questa serie di ingaggi a lunga distanza che mi sono piaciuti molto. Qua in qualche modo ero riuscito a colpirlo, non ho ben capito quando, però qua come vedete aveva il braccio alzato. Mi sa che sono 4. Stavo utilizzando i caricatori monofilari che per il resto della mattinata mi hanno dato un sacco di noia. Infatti all'inizio vi ho messo un bel po' di clip, diciamo così, di fail. Questi tre fail che raccontano un po' come è andata il resto della giornata. Purtroppo questi caricatori monofilari della TMC sono stati una delusione. Di conseguenza non so davvero che cosa farmene. Dopo quello che è successo in quella mattina ho deciso che non li userò praticamente mai più perché non è un prodotto su cui ci si può fidare. Questa è l'unica partita dove sono riuscito a combinare qualcosa. Sono riuscito a fare qualche buon colpo dalla distanza e approfittare della precisione della mia evolution. Qua devo dire che mi sono divertito tantissimo perché abbiamo avuto io e Sky questo ingaggio dalla lunga distanza in colpo singolo che mi è piaciuto davvero un sacco. C'è Sky sulla costa destra dove era Filippo.
No, lì dove c'era Filippo c'è Sky. Poi c'è da dire che ero anche leggermente avvantaggiato perché il povero Wartek di Sky, dopo 4 anni di utilizzo, non è più, diciamo, al top della prestazione. Sky sta venendo su dalla costa destra. Occhio, 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 occhio. Qua non riuscivo a colpirlo perché c'era la vegetazione che non lasciava passare i pallini. Quindi stavo cercando un anfratto da dove riuscire a far passare i pallini. Qua c'è stata la scena più epica dove lui era praticamente fermo in mezzo al nulla. E io che sparo e lui che vede il pallino che arriva e si sposta. Ah, bellissimo, perché siamo qua a farci i cecchinaggi dalla distanza. No, me l'han fottuto. Fanculo. Qua sono riusciti a colpire anche l'ultimo attaccante, poi Joel ha combinato una delle sue, deve essere caduto in qualche modo e niente, la partita alla fine si è conclusa così. È stata, devo dire, molto divertente, la posizione è stata senza dubbio un vantaggio, però insomma fa parte del vantaggio di difendere, da riuscire a mettersi un po' dove si vuole, no? Bene ragazzi, questo video è finito, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo con la prossima partita.